queste cose noi pensiamo, come diceva Alex, Don Alex, noi pensavamo che il problema della discarica qui al Castagnaro si fosse risolto, invece questa mattina una doccia fredda ci ha preso e allora il suo innalzare quel ramoscello del mandorlo in fiore ci dà sicuramente una speranza che deve partire soprattutto dai nostri cuori. Sì, direi dai cuori ma anche dal continuare a fare rete ed essere un esempio per tutta la Campania, cioè io ritengo che l'esempio che Quarto ci ha dato è straordinario. È la prima volta che vedo una cittadina, non un paesino, ma una cittadina di grossa come Quarto, ricompattarsi e creare rete e comunità, tanto da arrivare su 40.000 che siete 20.000 essere per strada, proclamare un lutto cittadino. Questo secondo me è la strada. E se Quarto vince sul Castagnaro, noi possiamo allora pensare di poter vincere contro il piano rifiuti della, che io chiamo criminale, che ci è stato imposto dalla Regione Campania, che è criminale perché ci impone 4 inceneritori, più avremo l'inceneritore a Giuliano per le ecoballe, più il rigassificatore a Santa Maria Capovetre, in una regione che è già distrutta dai rifiuti tossici che producono chiaramente diossine, che producono tumori, gli inceneritori produrranno, ma che cosa vogliono? Ucciderci? Ecco perché allora ho strappato un fiore di mandorlo che ho consegnato all'avvocato Rossi adesso come segno di primavera. Secondo me Quarto, sono sicuro che ce la farà, la primavera sta sbocciando per Quarto ma anche per tutta la Campania, perché non possiamo continuare in questa maniera a morire, vogliamo vivere. Mi viene da pensare che in una società priva di valori il dio danaro ancora fa colpo. Certamente, questo è il problema grosso, lo menzionava anche l'avvocato Rossi prima, 50 milioni per fare questo fanno gola a tutti ed è enorme. Adesso dopo che hanno firmato mai tutti i contratti e la pressione delle imprese è enorme sui politici, è chiaro che è il dio profitto che vince. Io volevo ricordare una cosa, ricordiamoci che ormai i politici non decidono quasi più nulla, i politici che noi eleggiamo purtroppo non obbediscono più a noi, devono obbedire se vogliono governare oggi ai potentati economico-finanziari, al dio mercato, al dio soldi. Questa è la tragedia e dobbiamo, che io come credente, come cristiano, non posso accettare, è in contraddizione con quel povero Gesù di Nazareth in cui credo. Grazie. A voi.